perché ne ha questo ruolo. Sempre in questa zona c'è un interessantissimo reperto, ancora ben conservato, che una volta si chiamava Mulino Ventaglia Destra. Il motivo per questo nome è che poco a monte, quindi abbiamo visto prima la chiusa, c'era il mulino e quindi lui gli è dato un altro nome che è Mulino Ventaglia Destra. Il Mulino Ventaglia Destra ha ancora, come potete vedere, un ingresso, un portale tondo. Questo è il pone con la messa circolare a carrarecce. Sopra c'è una torretta quadrata e la facciata c'è questo pannello che ricorda che questo edificio ricade nel lontano fondamento del reparto Porta Romana dei Corpi Santi. Scusi, forse è meglio che parla senza microfono. Si sentono i popcorn? Sì, no? Si sente solo chiamando il all'epoca in cui questo edificio faceva parte del comune dei Corpi Santi. Più che cartello possiamo dire che è una targa dove è vergato la vernice. Di targhe con la vernice sulla via di Pamonti ne troveremo altre due. Una sulla casa del Taccato del Delfino, dove c'è scritto che è vietato gettare le immondizie nei fossi laterali della strada. E poi vedremo anche perché. E l'altra invece che è una scritta dell'epoca fascista che dice è solo l'azione che dà la tempra alle anime. Quindi questa è un po' la via dei manifesti in un certo senso. Poi ci sono anche altri più moderni.